un po' di stereotipi anche. Che cosa pensate voi dei maschi italiani, degli uomini italiani? Allora, io penso che l'uomo italiano si possa definire proprio come uomo a 360 gradi, quindi presenta un po' tutti gli stereotipi, no, che hanno gli uomini, quindi pensa al calcio, alle donne, a bere, Deve. a bere, esatto. Quindi queste sono le prime tre cose che Esatto. mi Calcio, vengono donnaioli e e bere. alcol. Però è anche vero che ci sono tanti uomini, se penso ai miei amici, insomma, ai ragazzi che conosco, ci sono anche tanti uomini molto più semplici, a volte anche meno festaioli magari di alcune donne, quindi dipende molto. Però devo dire che sì, il ragazzo italiano è un ragazzo a cui piace molto divertirsi, anche in senso buono, non per forza, deve essere un divertirsi col bere, con l'alcol, con l'andare in discoteca. È un ragazzo a cui piace molto scherzare, giocare, è una persona molto divertente e anche molto aperto, ecco, Ma anche. Jasmine, secondo te i maschi italiani sono mammoni? Direi che sì, beh, cioè, vero, è quello vero. che dalla mia esperienza, sì, tantissimi, tantissimi lo sono e soprattutto anche un po'. Come dire, si appoggiano tantissimo alla famiglia e quasi fanno fatica a trovare la loro indipendenza. Invece ho notato che nelle ragazze è diverso, invece vogliono subito uscire di casa, subito cercarsi un lavoro e essere appunto indipendenti. L'altra cosa che mi Sì. viene in mente a proposito di questo argomento è che molto spesso diciamo che gli uomini in Italia non riescono a fare più di una cosa alla volta, cioè Non sono non sono multitasker. multitasker, esatto, quindi si concentrano solo su una cosa e sì, diciamo che sono ogni tanto perché poi non è nemmeno giusto generalizzare, però ogni tanto sono meno svegli rispetto alle ragazze, ecco. Condivido 100%. E invece così, Sì. i maschi taiwanesi, avete qualche impressione oppure... Secondo me i ragazzi taiwanesi sono più romantici di quelli italiani. Secondo me hanno una cultura diversa, naturalmente sono più, io almeno da quello che ho visto come amicizie, sono più gentili, più rispettosi, danno molto spazio alla ragazza, cioè ci tengono a voler capire, a voler vedere quali sono i suoi interessi. Ma anche a fare, cioè, delle piccole dimostrazioni di affetto, no? Cosa molto bella. Però d'altra parte, una differenza che si nota subito è che i ragazzi taiwanesi tendono ad essere un po' più, se posso dire, bambineschi nel loro comportamento, come Tantissimo. se Infantili. la, sì, infantili, come se la ragazza fosse una piccola bambolina da mettere sul tavolino e tenerla tutta, no, carina, bella. Sì, Bambolina, sì. esatto. Invece a noi questa cosa di solito non piace, nel senso che noi ci reputiamo allo stesso livello, vogliamo essere trattate in maniera Equa, sì, equa, esatto. esatto. E tu? Io ho notato che i ragazzi taiwanesi sono molto più timidi rispetto ai Sì, ragazzi sicuro. italiani, stanno molto appunto nel loro spazio, non sono per niente invadenti. Rispetto a Jasmine non ho notato molto il romanticismo perché credo che comunque anche in Italia i ragazzi italiani quando vogliono riescono ad essere molto romantici, quando vogliono. Quando voglio, Noi ci sfuochiamo perché, insomma, quando si svegliano e vogliono fare i romantici, secondo me sono molto bravi. Qui a Taiwan, non ho molto notato questa cosa, ma perché sono qui da poco, però sì, ho notato che se vogliono manifestare magari qualcosa nei tuoi confronti, per esempio che gli stai simpatica, che gli piaci, così, rispetto ai ragazzi italiani, appunto quelli taiwanesi, si chiudono un po' in loro stessi, ecco, sono molto più timidi, sicuramente non vengono ad Sì, invadere i tuoi spazi e questo credo esatto. che sia
Esatto. Una caratteristica culturale dell'Asia, degli asiatici. Sì. Per esempio, se posso dire, non capita di essere fermate per la strada, non di capita, essere importunate. Esatto, che una macchina suoni il clacson e ti gridi dal finestrino. Invece cose molto comuni in Italia, cioè che quasi sempre quando vai fuori magari ti vesti un attimino un po', ma anche no, cioè dipende. Sì. Da chi trovi, cioè naturalmente ti fermano, vogliono parlare con te, anche in maniera molto... esplicita. Sì, esatto. Ma voi avete mai visto un bel ragazzo taiwanese o no? Nel senso, che bel ragazzo. Io solo una volta. Senza offesa. Sì, no, poche volte, però sì, ci sono dei bei ragazzi. Però sì. Diciamo che rispetto all'ideale nostro di bellezza, cioè cambia. È molto diverso. Esatto, cambia anche proprio il taglio asiatico, sì. Cambia molto rispetto a quello occidentale. Tu ti metteresti mai con un ragazzo taiwanese? Io personalmente credo di no. E tu? Dipende, adesso c'è il ragazzo, quindi non si può dire. Ok, perfetto, grazie.